Simona Fersini, presidente del Comitato dei cittadini e lavoratori liberi e pensanti, la necessità di unire le forze sane della città per difendere il nostro sacrosanto diritto alla vita e il sacrosanto diritto alla dignità che anche i lavoratori devono avere. Un incontro aperto alla città. Certo, noi siccome tanti ci dicono, no? Le associazioni non sono unite, sono frammentate, questa è la dimostrazione che quando... Superare gli steccati e unirsi. No, che proprio quando l'interesse e l'obiettivo è comune, l'unione, nonostante i personalismi che ci sono, nonostante alcune situazioni del passato, si superano e si cerca di andare avanti per il bene della città. Perché da un lato sono tutti d'accordo, ma anche i partiti, no? Se tu pensi ai partiti che governano a tutti i livelli, quando si tratta di Ilva sono tutti d'accordo. I governi salva Ilva sono stati fatti dal centrodestra, dal centrosinistra e dai governi tecnici, da tutti. C'è il governo Meloni e stranamente tutti i partiti, maggioranza e opposizione, sono d'accordo. La prosecuzione sull'Ilva della linea del governo di centrosinistra. Esatto, allora a questo punto dall'altro lato ci deve essere un fronte unito. Quindi questa assemblea è proprio per dimostrare che le associazioni sul territorio ci sono e che sono unite. Questa unione durerà? Io credo di sì, perché siamo anche un po' più cresciuti, no? E abbiamo anche esempi di altri territori che, nonostante le associazioni siano diverse, abbiano ognuno delle specificità importanti e da valorizzare, poi alla fine si uniscono per dire no. Un no che è anche un sì, un no è all'Ilva, un sì alla riconversione economica del territorio. Arriveranno un sacco di soldi con il PNRR, gli 800 milioni stanziati dall'Europa, quindi ora la scusa dei soldi al netto delle banche e di SNAM e di ENI che avanzano soldi non c'è più.